Noi consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia, lo consideriamo una priorità per l'Europa, siamo convinti che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità. Un risultato che per pochissimo non ci ha consentito di raggiungere il successo che, come avevamo avvertito in campagna elettorale, era a portata di mano. Dall'insediamento del governo Meloni il centrodestra ha vinto 10 competizioni regionali su 11 ed è cresciuto, come dimostrano i dati delle elezioni europee. Ciò significa che gli italiani non credono nelle menzogne della sinistra, ma danno fiducia a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia. Più Europa inspiegabilmente è stata tenuta fuori dalla competizione regionale in Liguria. Noi avevamo promosso e stavamo presentando una lista riformista in quella regione, avremmo dato un contributo. Il tema è pienamente politico, è necessario cioè che vi sia un luogo, un tavolo politico permanente nel quale le opposizioni si confrontano per capire se è possibile costruire l'alternativa senza arrivare a momenti diciamo poco rispettosi degli altri soggetti politici, come quello dei veti che sono stati messi. Non è un modo di fare politica che ci appartiene, speriamo che quella della Liguria sia una lezione anche per gli altri. In Liguria abbiamo perso le elezioni e vogliamo ringraziare Andrea Orlando per la campagna elettorale straordinaria che ha fatto, per la sua generosità, come vogliamo ringraziare gli attivisti e le attiviste. Alleanza Verdi Sinistra ottiene un ottimo risultato, è la conferma di una crescita che ormai è costante, una crescita di insediamento, di credibilità, credo sia anche la conferma di una scelta, quella di mettere in campo una proposta chiara, coraggiosa, molto netta su tutte le questioni fondamentali e nello stesso tempo una proposta sempre attenta alla costruzione dell'unità, della convergenza. Ora si tratta di dare stabilità, riconoscibilità, credibilità maggiore ad una coalizione in grado di offrire un'alternativa alle destre, ripartendo da questo risultato. Che le regionali per noi sono delle competizioni sempre difficili, è chiaro che avremmo voluto un risultato diverso, d'altronde se andasse tutto bene non staremmo facendo una costituente, però non è assolutamente il momento di abbattersi, anzi di reagire e invertire la rotta. L'incolumità dei lavoratori è un diritto inalienabile della persona umana. La sua tutela esige dunque il costante aggiornamento del quadro normativo, attività che vede il Parlamento impegnato nel definire politiche di sicurezza efficaci e sempre più avanzate. In questo contesto si inseriscono le disposizioni normative approvate di recente per rafforzare il sistema dei controlli ispettivi e per estendere la tutela assicurativa a studenti e personale scolastico. Ma una regolamentazione ricca e strutturata non è sufficiente a garantire a tutti il diritto a un ambiente lavorativo privo di rischi. La causa principale degli incidenti letali e dei gravi infortuni continua, infatti, a essere l'inosservanza delle regole. Signore e signori, sono onorato anche quest'anno di rappresentare il Governo e il Ministero della Salute in occasione della celebrazione dei giorni della ricerca. La ricerca oncologica ha compiuto passi straordinari in avanti per offrire nuove cure e migliorare la qualità della vita dei malati. Per questo il nostro ringraziamento va a tutti i ricercatori per il loro lavoro, all'AIRC per la costante attività svolta, contribuendo a dare risposte sempre più adeguate ai pazienti. La lotta al cancro è stata da subito una priorità del Governo e del Ministero della Salute. Uno dei primi provvedimenti adottati appena insediati è stato il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, che pone in particolare attenzione sulla centralità del malato, sulla riduzione delle diseguaglianze nell'accesso alle cure e su una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico.